Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi abbiamo tra le mani qualcosa che mi garba molto. Come tutti voi ormai saprete, ogni volta che mi chiedete di consigliarvi un qualche controller per fare retro gaming da collegare al PC, alla Nintendo Switch, eccetera, io di solito vi consiglio sempre quelli della 8-bit DO, perché rapporto qualità-prezzo secondo me sono i migliori che ci stanno sul mercato, ci si gioca bene, hanno un sacco di funzioni e si utilizzano in maniera molto semplice. Ma a quanto pare hanno trovato un bel rivale. Rivale che mi hanno consigliato direttamente i ragazzi della Yanio di recensire, e sto parlando del Gulikit KK3 Max. Sì, prima o poi farò un attimo un giro in Cina ad uccidere tutti i responsabili di marketing, soprattutto dei nomi, perché come cazzo te puoi inventare Gulikit KK Dio solo sa che. Nome a parte, questo si è rivelato essere un ottimo controller, praticamente agli stessi livelli dell'8-bit DO, ma la sua particolarità è che ha un'infinità di funzioni. Voi adesso so che starete pensando, ma è un controller che vuoi che fa? Credetemi, fa un sacco di roba, ma proprio una cosa finta, non l'avevo mai vista tutta sta roba in un singolo controller senza nemmeno doverlo collegare ad un PC, perché riesce a configurarsi anche da solo. È una roba che fa paura, ragazzi, non vi dico cavolate, ci sono rimasto male quando ho visto tutte le funzioni che aveva. Vi accenno soltanto ora nell'introduzione che è un controller che può essere collegato a Windows, a Linux, alla Nintendo Switch, ad Android e iOS. Non può essere collegato purtroppo alla PlayStation oppure alla Xbox. Questa è una limitazione che hanno tanti controller, vedi anche quelli dell'8-bit DO. Quindi oggi andiamo a parlare di questo piccolino. Io ci sto già giocando da più di un mese, ho fatto tutte le varie prove e devo dire che mi ci sono trovato molto bene. Fidatevi di me, io sono un amante dell'8-bit DO, ma questo tizio mi ha messo seriamente in difficoltà da quando lo sto utilizzando. Quindi bando alle ciance, sigla! Allora, partiamo dall'unboxing perché già c'è parecchio da dire. Come prima cosa troviamo il manualino inglese-cinese con tutte quante le scorciatoie per le varie impostazioni che vi faccio vedere dopo, perché come vi ho detto ci si può fare di tutto. Poi abbiamo un kit di ricambi sia per i tasti posteriori che per i quattro tasti azione, e sotto c'è questa custodia comodissima per portarsi dietro il controller. Custodia che al suo interno ha anche un vano per contenere la pennetta USB per metterlo in modalità Wi-Fi e la clip per cambiare i bottoni. Oltre al fatto, cosa comodissima, che ha anche l'apertura per far passare il cavo per la ricarica. Continuando all'interno della scatola troviamo il caricatore, cavetto anche questo che volendo riuscite a mettere anche all'interno della custodia, perché come vedete è proprio fino e è da USB 2 a USB tipo C. Come ultime cose abbiamo soltanto un piccolo flyer che ci fa vedere altri prodotti della gamma Gulikit, un adesivo e un altro flyer con le istruzioni per aggiornare il firmware interno del controller. Bene, non c'è altro in confezione, al solito andiamo a vedere più da vicino il nostro controller. Penso che raramente mi capiterà così tanto di parlare di un controller. Andiamo per gradi. Per prima cosa, dimensioni e peso. Questa è la differenza con un 8-bit DO Pro 2. Ok che la forma non è la stessa, ma bene o male a dimensioni siamo lì. E questa è la differenza con il joypad della PlayStation 4. Lui sembra più piccolino, ma perché ha una bombatura diversa. Lo vedete anche dalla larghezza delle varie impugnature. Mentre per quanto riguarda il peso, ci troviamo intorno ai 246 grammi, che sono all'incirca in linea con gli altri dispositivi. Qui il peso principalmente cambia in base alla complessità del meccanismo di vibrazione. Tornando a lui, questa è la versione retro, si chiama, in questa colorazione che si rifà appunto allo SNES americano, ma ce ne sono anche altre due, ovvero quella bianca e quella nera. Tra le tre devo dire che questa è quella che mi piace di più in assoluto. Plastica satinata sul davanti, mentre più gommosa e con la trama sulla parte posteriore,
per garantire un miglior grip. E questa forma, devo dire, che segue molto bene la curva naturale del nostro palmo della mano. Certo, chi ha le manone un po' grandi, magari essendo così stretto, potrebbe finire per toccarsi le dita dietro, però in generale come dimensioni ci siamo. Parlando della disposizione dei tasti frontali, vediamo subito che gli analogici sono simili ai joypad della Xbox, quindi ottimi soprattutto per quanto riguarda gli sparatutto in prima persona. Entrambi ovviamente con pressione L3-R3 con Hall Effect. Di questo ne sentiamo sempre parlare, un giorno ve lo spiego per bene, però mentre i vecchi controller utilizzavano l'attrito e quindi col tempo magari si potevano logorare perché comunque c'era proprio lo sfregamento delle plastiche, l'Hall Sensor è una questione di magnetismo e corrente. In pratica, muovendo la levetta andate a variare il campo magnetico e quindi lui percepisce una variazione del movimento che poi viene calcolata a livello digitale. Questo cosa significa? Che è molto più veloce, molto più preciso e soprattutto più duraturo nel tempo. E una curiosità, questa storia del Hall Effect lo sentite ultimamente in tutti i joypad perché stanno ricominciando a tirar fuori quella tecnologia, ma in realtà la tecnologia esiste già da parecchi anni. Il primissimo controller ad averla sperimentata è stato un controller speciale del Sega Saturn. Fu quello che fondò le basi per inserire questa stessa tecnologia nel controller del Sega Dreamcast. Per questo non vi si rovina l'analogico in quel bellissimo controller. Pensate quanto cazzo stavano avanti! 1999, stiamo nel 2024. A parte gli analogici, troviamo la croce direzionale che questa, sono sincero, risulta un pochino scomoda. È un po' troppo dura, nei picchiaduro vi ci vuole un po' per prenderci mano. È vero che una volta che capite bene il meccanismo, come funziona e come dovete andare a premere, riuscite a fare tranquillamente tutte quante le mosse, è comunque un'ottima croce direzionale. Però in questo senso continuo a preferire quella dell'8-bit DO perché è più immediata e non ho bisogno di prendere mano per giocare da subito bene ai miei picchiaduro. Oltre a questo abbiamo i quattro bottoni azione, intercambiabili, li possiamo tenere o così con la disposizione Nintendo oppure con gli altri in dotazione mettere la disposizione Xbox. Bottoni con un'ottima pressione, non c'è membrana, è un meccanismo tutto nuovo che però devo dire che risponde veramente bene. E invece per quanto riguarda i dorsali abbiamo subito la prima chicca. Al solito R1 e L1 sono a singolo click. Devo dire un pochino rumorosi dopo un po' che ci giocate, questo è vero, però nulla di grave. L2 e R2 sono invece analogici, quindi c'è la corsa anche regolabile via software, anche direttamente dal joypad senza passare per un computer. Ma la cosa bella è che se nei giochi di guida questa questione vi serve molto per regolare l'acceleratore, in molti giochi sparatutto si tratta di premere un grilletto, non serve arrivare a fine corsa. E cosa si sono inventati loro? Questa figata sul retro. Voi avete questi due interruttorini che se li aprite vi trasformano i dorsali in singolo click. Vedete come si ferma presto rispetto a prima? E questa è una genialata assurda, potete cambiare la configurazione a mano in base al titolo a cui state giocando. C'è poi il LED di stato che cambia colore in base sia alla batteria che al tipo di modifica che fate o al tipo di collegamento che state utilizzando. Perché, come vediamo da queste icone, ci sono fino a 4 modalità. Lo potete collegare alla Nintendo Switch, a Windows, a dispositivi Android o iOS, oppure tramite l'USB che abbiamo visto prima lo potete collegare in wireless. In questo caso il trasferimento dati migliora moltissimo rispetto al Bluetooth, perché arriviamo fino a 1000 Hz di polling rate. Come si cambia modalità? È semplicissimo, basta accendere il joypad. Ora siamo in modalità Windows, se io premo due volte passo alla modalità Android iOS, la modalità Hyperlink e quella Switch. Per metterlo in pairing è sufficiente premere questo bottone per 2 secondi e lui ora è disponibile per il collegamento con altre periferiche. Qui sul retro è dove è presente l'altra chicca, ovvero questi 4 bottoni aggiuntivi che già volendo possono essere premuti anche così, ma la cosa bella è che ci potete andare ad attaccare le alette che vi danno in dotazione, in modo da arrivare facilmente a premerle
quando lo impugnate. Queste fanno comodo soprattutto nei giochi di guida, quando dovete andare a cambiare le marce, volete le marce al volante, e ce ne sono anche più modelli, quindi qui potete andare a scegliere la combinazione che più preferite. Come ultima cosa, nella parte frontale troviamo i bottoni per fare lo screenshot per tornare alla home. Poi ci sono invece questi due bottoni centrali che hanno delle funzionalità un po' particolari. Questi due bottoni ti consentono di aumentare ancora di più il livello di personalizzazione. Per esempio, se premete il bottone centrale di impostazioni insieme a il D-pad destro, vi cambierà la modalità della croce direzionale da 8 a 4 vie. In pratica vi leva le diagonali. Voi direte, questo a che serve? Questo serve soprattutto nei vecchi platform, dove la diagonale, che non era prevista, poteva essere interpretata sia come avanti sia come sotto, e questo per i vecchi titoli può essere un grosso problema. Quando invece giocate a titoli dove la diagonale serve, vi basta premere questa combinazione e torna tutto come prima, quindi velocissimo, immediato, e potete cambiarlo in base al titolo che state selezionando in quel momento. Non finisce qui, perché volendolo potete premere anche insieme a uno dei bottoni azione, in quel caso attiva il rapid fire, in pratica la modalità turbo che lascia il pulsante premuto, ma anche qui ce ne sono due tipi diversi: una che premete una volta e quello spara di continuo, un'altra che non vi serve nemmeno premere perché quello lo sta lanciando all'impossibile come comando, cosa che fa molto comodo soprattutto per i vecchi titoli spara tutto a scorrimento, come per esempio Aero Fighters, Giga Wings e così via. Ma ci sono molte altre possibilità, in pratica c'è quasi un abbinamento per ogni tasto del controller. Se lo premete insieme alle levette analogiche potete regolare la sensibilità, se lo premete insieme ai dorsali L2 R2 potete regolare la sensibilità dell'analogico senza dover passare per un PC, per un software di configurazione, potete fare tutto direttamente dal controller, e questa è un'ottima cosa perché molto spesso queste personalizzazioni si possono fare soltanto se nel dispositivo a cui l'avete collegato è presente il software. Un esempio: se voi in Windows avete il software dell'8-bit di Holly, prendete tutte le personalizzazioni. Se invece lo utilizzate con Batosera, lì il software non c'è, ve le perdete. Qui invece sta tutto dentro al controller, ci pensa tutto lui a queste impostazioni, quindi sia che lo colleghi con Windows, sia con la Switch, con Linux, con quello che te pare, riesci a mantenere le personalizzazioni con cui ti trovi meglio a giocare. L'ultimo bottone in questione ha un'altra funzionalità molto simpatica, che è quella di registrare dei comandi, ovvero se voi lo lasciate premuto e fate una sequenza, come per esempio in un picchiaduro fate una super o una combo, lui la memorizza e semplicemente ripremendo quel bottone il controller simulerà l'intera combinazione, riesce a registrare fino a 10 minuti. E il bello è che queste combinazioni ve le potete esportare, perché vi basta collegarlo in modalità hyperlink con la sua pennetta USB al PC, che aprite con un normale Explora File. Lì dentro vi trovate tutto quello che avete salvato all'interno del controller esportabile. È ovviamente presente anche il giroscopio. Io non ci vado pazzo, però avete la possibilità di metterlo in qualche titolo dove volete per esempio guidare con il movimento. Ha tre diverse intensità di vibrazioni in base a quella che vi piace di più. Speriamo che questo non porti la vostra compagna a fregarvelo. Ma l'altro lato positivo è che all'interno ha una batteria da 950 mAh, che in confronto a una console sono nulla, ma essendo questo un controller gli permette di rimanere acceso senza carica. Lo potete utilizzare con i LED attivi e anche il turbo dalle 15 alle 28 ore prima di doverlo ricaricare. A parte tutte queste funzionalità e queste specifiche che non sono assolutamente da poco, come ergonomia mi piace molto, si tiene bene in mano, è bello compatto, il peso è giusto, è in linea con gli altri controller delle home console che conosciamo, e in generale è adatto anche alle persone a cui sudano un po' le mani, perché con la trama posteriore, questo grip quasi gommoso, si riesce comunque a non perdere mai la presa.
facendo qualche prova con i vecchi titoli in modalità Bluetooth, che è quella che più sente la latenza, ovviamente, tra quella via cavo e quella in Hyperlink, devo dire che la risposta è immediata, non si avvertono lag, soprattutto in giochi dove è importante premere al momento giusto, come Guitar Man. Sono riuscito a giocare come quando sto davanti alla PlayStation col joypad via cavo. È assolutamente consigliato per tutto quello che riguarda il reparto arcade, soprattutto per la questione di poter cambiare la croce direzionale da 8 a 4 vie, e la durata della batteria lo rende ottimo per ogni tipo di gioco. C'è un po' la pecca dei picchiaduro, nel senso, ci vuole effettivamente un pochino a prenderci mano con questa croce direzionale, che è abbastanza grande e abbastanza duretta, non è semplice come quella degli 8-bit D.O. Però dopo qualche oretta di gioco vedrete che riuscite a trovare la giusta quadra, a dare gli input in maniera corretta, per poter così avere una buona esperienza anche per quello che riguarda tutti i titoli picchiaduro, soprattutto dei vecchi arcade che ci piacciono tanto. Ho fatto diverse prove anche collegato alla Nintendo Switch, che è notoriamente un pochino più complicata a livello di lag per quanto riguarda controller non via cavo, e questa è una cosa comune per un po' tutti i controller che non sono ufficiali Nintendo, non so se fanno apposta quei bastardi, ma anche in questo caso non ho avuto difficoltà, anche in giochi di guida frenetici come Crash Team Racing, dove oltre a fare la derapata e prendere bene il turbo devi anche saltare al momento giusto, e va a finire che ti trovi a premere anche 3-4 bottoni contemporaneamente. Non ha nessun tipo di problema per quanto riguarda i roguelike vedi Hades, perché in quel caso serve un po' meno tempismo e sincronizzazione, quindi lì proprio vi sembrerà di giocare con il joypad ufficiale Nintendo, forse anche meglio in realtà per il feedback che vi rilascia. E provando anche titoli invece molto veloci, come per esempio Sonic, che mi fa sempre brutto provarlo su console Nintendo, guardato cacchio siamo nati a finire dal Dreamcast, però va bene, pensiero personale, anche in quei titoli dove lì veramente è molto frenetico, velocissimo, e devi essere molto veloce anche nell'invio dei comandi, non ho trovato alcun tipo di lag e ci ho fatto anche diverse ore di gioco senza nessun problema. Ho fatto anche altre prove con la Steam Deck e altre console Windows eccetera, ma in quei casi addirittura mi sono collegato con la pennetta USB in Hyperlink, proprio latenza quasi zero. Le velocità di questo controller quando lo collegate a un altro dispositivo sono ottimali. Siamo arrivati alla ciccia. Quanto costa questo aggeggino? Partiamo dal dire che lo trovate sia sul sito ufficiale che su Amazon, con Prime addirittura, quindi spedizioni incluse e volendo possibilità di reso. Lo trovate a partire da 79,99 euro, prezzi che sono abbastanza distanti per carità rispetto all'8-bit D.O. Questo qui che è il Pro 2 ormai lo trovate a 50 euro su Amazon, ma l'Ultimate per esempio, che è il modello successivo, lo trovate ancora intorno ai 70 euro. Quindi come prezzo alla fine ci siamo, costicchia un po' di più, ma dovete anche vedere la dotazione, perché oltre a darvi il case da trasporto, che non è assolutamente una cosa scontata, vi danno anche il kit di ricambi dei bottoni e delle alette posteriori. E voi direte, sì, ma che ce faccio, costa ancora troppo. È vero, ma dovete pensare che pagate anche per tutte le personalizzazioni che potete fare all'interno di questo controller. Lui ha un microprocessore interno studiato su misura per permettervi di salvare tutte quelle impostazioni di cui abbiamo parlato prima, cosa che qui, per quanto sia un ottimo controller questo Elitebeat D.O., non potete fare. Se la corsa dei dorsali vi sembra troppo lunga o troppo poco sensibile, se lo attaccate a Windows la potete regolare, se lo mettete su Linux vi attaccate a... non me fate di che. Ovviamente non a tutti magari interessano queste possibilità, in quel caso se volete risparmiare prendetevi un 8-bit D.O. per esempio, ma se volete un controller da personalizzare su misura per voi con qualunque dispositivo a cui lo vogliate attaccare, allora questo KK3 Max è la scelta giusta. A parte questo valore aggiunto, però, parliamo un attimino dei controlli, mettiamoli a confronto. Dov'è che è meglio l'8-bit D.O. rispetto a lui? Sulla croce direzionale, assolutamente, e sui bottoni azione, perché il feedback e il touch and feel è migliore qui sull'8-bit D.O. Ma per quanto riguarda quasi tutto il resto,
per le levette, per i dorsali, per gli analogici posteriori. Sotto questi aspetti è quasi sempre migliore di poco il Gulikit. Continuo ancora a ridere a pensare che si chiama così, però che devo fare? Personalmente io sono sempre stato un amante degli 8-bit D.O. e continuerò ad esserlo, perché sono degli ottimi prodotti a dei prezzi molto competitivi. Però devo dire che i ragazzi della Yanio che me l'hanno consigliato ci hanno preso, perché questo è un ottimo rivale e finalmente ci dà anche un'alternativa in più, che male non è, ai controller da collegare alle nostre console. Questo fa bene, perché se l'8-bit D.O. comincia a sentire un po' di concorrenza da parte loro, vedrete che piano piano sforneranno prodotti sempre migliori per farsi la guerra, e chi ne beneficerà saremo proprio noi, portafoglio un po' di meno, però noi in generale come esperienza di gioco sì. Quindi bene che sia uscito questo tipo di dispositivo, non possiamo dire che completamente migliore l'8-bit D.O., però qui ci stanno sicuramente una fracca di funzionalità in più veramente azzeccate. Bene ragazzi, per questo video è tutto, adesso sarò più lento nel rilascio le recensioni, perché ogni volta che dovrò provare un titolo o una console non saprò mai con quale cacchio dei joypad provarle, che fino adesso ho provate tutte quante con l'8-bit D.O., quindi vabbè, farò un po' e un po', anche un po' per par condicio, e ci vediamo alla prossima. So che questo annuncio dovrò farlo sicuramente anche sui post, però ve lo accenno qui: a seguito della morte dell'amato maestro Akira Toriyama, papà di Dragon Ball e di Arale, lo so benissimo che il papà di Arale lo leggevo anch'io, però ha fatto anche molte altre opere, vedi per esempio anche il singolo Kajika, che non tutti conoscono, quindi lì l'ho riassunto col papà di Dragon Ball soltanto per non scriverle tutte quante. In generale il nostro amato Akira Toriyama ci ha lasciato, e è stato un po' un colpo al cuore, perché i giapponesi sono famosi per la loro riservatezza, perlomeno io non ho mai saputo che lui avesse questi problemi anche molto gravi. È capitato, diciamo così, di botto, e ci ha lasciato tutti quanti spiazzati. Anche altri autori giapponesi l'hanno vissuta come noi, e non possiamo trascurare un evento nel genere, ok? Che siamo un canale che parla di tecnologia, di retro gaming, di roba per nerd, ma ragazzi è il papà di Dragon Ball. Oltre al fumetto che ha scritto lui, all'anime che ne è derivato, sono stati fatti anche vari titoli, vari videogame, solo lo stesso Dragon Ball Tenkaichi che portiamo ogni volta nelle recensioni, adesso vedrete che avrà tutto un altro sapore quando vi troverete a guardarlo. E per questo, sì, come tanti di voi mi hanno già chiesto, faremo la storia, non so se sarà proprio di Akira Toriyama o della nascita di Dragon Ball, ma comunque sia faremo una storia dove parleremo sicuramente di lui. Non so se sarà il prossimo video, non so se sarà la prossima storia, ma state tranquilli che renderemo onore a quello che è stato uno dei più importanti mangaka e artisti di questo secolo, se non probabilmente di sempre. State in campana ragazzi, perché vi aggiornerò sui post al riguardo. Per ora vi saluto, corro ad editare e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!